Sacromonte nasce a fine 400 per il sogno di un frate francescano, padre Bernardino Caimi, dei Francescani Minori, che era stato custode del Santo Sepolcro di Gerusalemme nel 1478 ed è ritornato nelle sue terre d'origine. Lui era di provenienza milanese, veniva dal Ducato di Milano e noi eravamo qui in Valsesia nel Ducato di Milano. È tornato con l'idea di riprodurre una piccola Terra Santa più accessibile. In questa cornice si inserisce Gaudenzio con una grandissima capacità di, come dire, di raccogliere e far sue le istanze francescane, di questo racconto molto naturale, con immagini simili a persone vere. Gaudenzio si inserisce qui dentro potenziando la scena. Se prima il tema principale erano i luoghi della Terra Santa, con le immagini evocative di quello che era successo, qui la scena acquista molto più peso, per cui per esempio nella Cappella della Crocifissione c'è questa grandissima folla, è un, come dire, uno spettacolo, e qui Gaudenzio lo vediamo non soltanto come pittore o plasticatore, ma come inventore di un modello di comunicazione assolutamente inedito, perché c'è questa crocifissione sul fondo della cappella, con i personaggi canonici, Cristo e due ladroni sulla croce, poi ci sono la Madonna, le pie donne, San Giovanni, i soldati che portano Cristo, che l'hanno portato al Calvario, e poi ci sono invece tante altre figure che sono figure di gente comune, che è come se si fossero accodati al corteo, l'hanno visto, l'hanno seguito fino in fondo, ci sono cagnolini, ci sono pastori, ci sono anziani, ci sono bambini. Quindi dice Testori, appunto, che è come se Gaudenzio avesse voluto condurre con sé il popolo della valle e portarlo in scena anche lui. Per la prima volta dopo 50 anni, dopo più di 50 anni, si fa una mostra su Gaudenzio Ferrari. Per la prima volta si può seguire passo a passo, cronologicamente, la vita di quest'uomo, le sue opere, e in molti casi si possono vedere delle opere ricomposte nella loro fisionomia originaria. Si possono anche visitare i luoghi dove ha lasciato i suoi affreschi più importanti, come in San Cristoforo a Vercelli o al Sacro Monte di Varallo o in Santa Maria delle Grazie, sempre a Varallo. Siamo di fronte ad un'opera che la comunità di Varallo paga e che viene conclusa nel 1513 dal principale artista di queste zone, che si chiama Gaudenzio Ferrari. Questo è un tramezzo, cioè un tipo di decorazione presente nelle chiese francescane osservanti. È un tipo di decorazione murale strettamente legata ai temi della predicazione in chiese, che erano distinte in due spazi molto nettamente da questo setto murario che li divideva, in una parte destinata ai fedeli, una parte destinata ai religiosi. Di questo tipo di decorazioni ne sono sopravvissute molto poche, si contano sulle dita di due mani. Come crescita civile, anche il ponteggio sui quali noi siamo messi, siamo in questo momento, non è semplicemente un modo per vedere in una maniera strana e indebita una grande testimonianza della pittura del primo Cinquecento italiano, ma è un modo per mettere sotto gli occhi di tutti la necessità che questo capolavoro ha di un restauro a cui purtroppo le risorse dello Stato non riescono a far fronte.